Benvenuti ragazzi, in questo video vi facciamo vedere i giorni più importanti della Settimana Santa, una settimana molto speciale per noi cristiani. La Domenica delle Palme è la domenica che precede Pasqua e nella quale si ricorda l'ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, che avvenne in sella a un umile asino e tra schiere di cittadini in festa. I cristiani di tutto il mondo andranno in chiesa per celebrare questa data solenne, rendendo omaggio a Gesù e riflettendo sui sacrifici che il Figlio di Dio farà durante la settimana santa. Si chiama Domenica delle Palme perché il popolo di Gerusalemme ha gettato le foglie di palma a terra, formando come un tappeto al passaggio di Gesù su di un asino. Inoltre, le persone agitavano le palme come saluto quando il Messia è arrivato in città. Dopo della Domenica delle Palme, noi cristiani celebriamo il Triduo Pasquale, che sono i 3 giorni che precedono la Pasqua. Il Giovedì Santo è il giorno nel quale si ricorda l'istituzione dell'Eucaristia. Nella messa della Cena del Signore, il sacerdote ripete il gesto di Gesù. Che gesto importante è questo? È la lavanda dei piedi e significa l'umiltà, il servizio di Gesù. Gesù non ha detto una parola, il gesto parla per sé. Gesù, il nostro Re, ci mostra in questo gesto che la cosa più importante del mondo è l'amore, aiutarci, servirci e volerci bene a vicenda. È strano che il Maestro lavi i piedi ai suoi discepoli, ma lui vuole lasciare questo prezioso messaggio d'amore a tutti noi. Lui ci insegna che è bello servire quelli che stanno accanto a noi, i nostri genitori, i fratelli, gli amici e anche quelli che non conosciamo. Gesù ci invita a vivere per amore, come lui, nostro Maestro, ci ha fatto vedere. Dopo questo bel momento della cena con i suoi amici, Gesù è arrestato e portato al Sinedrio, cioè è messo davanti a un gruppo di uomini per essere condannato alla morte. Venerdì Santo, morte di Gesù sulla croce. Il Venerdì Santo è tradizione celebrare la Via Crucis, che solitamente si svolge la sera. È forse una delle più emozionanti e drammatiche processioni a cui si possa partecipare. Questa sacra rappresentazione ripercorre le tappe di quella terribile scalata di Gesù verso il monte, dove sta per essere crocifisso, chiamandole stazioni. Sono in tutto 15, cominciano con la condanna a morte stabilita da Pilato, che si concretizza nella crocifissione, e si concludono con la risurrezione di Gesù dal sepolcro, che vince la morte, avverando le precedenti profezie bibliche. Durante la Via Crucis, Gesù, che indossa la corona di spine e porta i segni della flagellazione sul capo, pur debolissimo, è costretto a farsi carico della pesante croce di legno e trasportarla fino al Monte Calvario, dove verrà piantata. Il simbolo della croce per i cristiani racchiude il significato più profondo della fede in Dio e in Gesù. Proprio il sacrificio del Salvatore ha permesso agli uomini di essere liberati dalle colpe del peccato originale. Il sabato santo è il giorno del silenzio. Tutto tace perché il mondo ricorda la morte e sepoltura di Gesù. Possiamo domandare come si sono sentiti gli amici e la madre di Gesù? Tristi, ma nel cuore
Maria c'è la speranza della risurrezione. Il sabato santo è perciò il giorno del silenzio di Dio, il giorno dell'attesa. Siamo invitati a imparare con Maria e con gli amici di Gesù il valore del silenzio e della preghiera. Nella notte del sabato santo celebriamo la veglia di Pasqua. È la preparazione della grande festa, la risurrezione di Gesù. La veglia di Pasqua è il momento principale di tutto l'anno cristiano. Durante la celebrazione in chiesa, che inizia con il buio, si fa la benedizione del fuoco nuovo e dopo si accende il cielo pasquale. Pian piano, la chiesa diventa sempre più illuminata. È arrivato il momento di cantare il glorioso Alleluia, perché Cristo è risorto, ha vinto la morte e oggi vive in mezzo a noi. È il nostro vero e grande amico. Nel giorno di Pasqua ricordiamo l'annunzio fatto della risurrezione di Gesù. Le donne sono state le prime a dire al mondo che Gesù era vivo, non era più nel sepolcro. Quando Gesù risorto parla a Maria Maddalena, lei gioisce e crede nel messaggio che Gesù aveva proclamato. Oggi Gesù chiama ciascuno di noi per il nome, conosce il nostro cuore e ci invita a celebrare la Pasqua con gioia. Rallegriamoci, perché Cristo vive. Alleluia.